Oggi sono previsti tre spettacoli, due sono dei gruppi greci ospiti al festival, i primi due gruppi greci, più il gruppo del liceo Empedocle di Agrigento che sta per arrivare, sono in strada. L'inaugurazione sarà fatta dalla sezione junior e sezione primavera dell'Accademia del Dramma Antico e dandovi il benvenuto a questa 20ª edizione lascio la parola al sindaco della città di Palazzolo, il padrone di casa. A seguire ci sarà l'intervento per Linda del preside portoghese, presidente della commissione selezionatrice delle scuole partecipanti al festival, nonché presidente della commissione che ammette i ragazzi in accademia. Voi sapete che il Dramma Antico ha anche una bellissima accademia che ha riaperto i battenti qualche anno fa. I nostri allievi dell'accademia sono parte integrante degli spettacoli, dei cast di quest'anno e sono 59 presenti nei cast. Due ragazzi, due allievi attori di queste tragedie sono oggi qui con noi, sono Vladimir Randazzo e Francesco Torre, allievi del primo anno che si stanno dando veramente da fare e stanno portando avanti il nome dell'Accademia in maniera veramente emblematica. Passo la parola al sindaco di Palazzolo, il dottor Carlo Cibetta. Buongiorno a tutti, apro con grande piacere questa 20ª edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, portando a tutti voi il saluto della città di Palazzolo. Un caloroso benvenuto l'ha già dato Sebastiano Naglianò per conto dell'Inda, io lo faccio per conto della città di Palazzolo. Un benvenuto in questo teatro, teatro di Acrai. Acrai che, come tutti ne sappiamo, è stata la più importante colonia greca siracusana, fondata dai Corinzi 70 anni dopo aver fondato Siracusa. Per motivi strategici pensarono di trasferirsi nell'entroterra siracusana, dove fondarono prima Acrai, poi Casmene, a seguire Eloro e Camarina. Noi siamo onorati di ospitare questo che consideriamo e che altri considerano la cosa più importante, l'appuntamento più significativo al mondo di teatro classico per i giovani. Anche quest'anno, nonostante le difficoltà, abbiamo 80 istituti partecipanti e 11 delegazioni straniere. Registriamo con piacere, tra l'altro, il ritorno dei greci dopo due anni, mi pare, di assenza. Un plauso lo voglio fare a titolo personale, ma anche a nome di tutta l'amministrazione comunale, all'Inda, nella persona del commissario Alessandro Giacchetti, che oggi per impegni diciamo presi precedentemente non è qui al teatro con noi. Per Averon a chiudere, nella persona del professore portoghese, ma soprattutto consentitemi nella persona di Sebastiano Aglianò, che da quando credo che da quasi un ventennio si occupano del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani. Quindi grazie, grazie a nome mio e a nome di tutta la città di Palazzolo. Infine un omaggio sentito da parte mia e dell'intera amministrazione comunale al professore Giusto Monaco. Quest'anno ricorda il 20º anniversario della sua scomparsa. Professore Giusto Monaco, che lo devo ricordare prima a me ma anche a voi, fu ideatore, fondatore e organizzatore delle prime edizioni del Festival. Grazie professore e grazie a tutti voi, buon divertimento. Grazie signore. Prego, preside portoghese. Buongiorno a tutti e con vivo piacere che stamattina inauguriamo il 20º anniversario del Teatro dei Giovani a Palazzolo, qui a Palazzolo. Mi piace
ricordare, anzi sottolineare, che Linda è una delle poche, se non l'unica, come ente italiano a valorizzare le performance giovanili. Performance giovanili che non sono delle cose episodiche, occasionali o di semplice divertimento. È un'occasione, e questo lo dico per esperienza, prima da docente, prima che da preside, perché ho attuato anch'io la drammatizzazione nelle scuole personalmente, e quindi ci ho sempre creduto, perché non è un semplice passatempo, a parte che è un importante momento educativo, è un momento anche di aggregazione giovanile, lavorare in gruppo, in team, lavorare, abitua a stare in gruppo, educa alla socialità prima di tutto, e poi anche all'importanza dei contenuti, ad approfondire i contenuti di ciò che si recita. Un'altra cosa importante, quindi, come preparazione culturale, oltre che il fatto associativo sociale, il fatto culturale, e poi educa anche quanti fra gli attori di oggi o di cinema o di teatro sono partiti dal momento della drammatizzazione nel periodo delle medie e delle superiori. Anche questa è una cosa molto molto importante, ma dicevo all'inizio, lo trovo importante come organizzazione giovanile, come dare importanza a delle attività fatte dai giovani e per i giovani. Questa è una cosa molto importante in questo periodo di crisi che stiamo vivendo, come tutti sappiamo, che si parla solo di crisi economica, ma è una mistificazione. In realtà si tratta di crisi dei valori. L'economia centralizzata dopo la Seconda Guerra Mondiale, messa al centro di tutto, ha man mano distrutto, divorato tutti gli altri valori: socialità, politica, religione, cultura, ha fagocitato tutto. Quello che conta è l'economia, al centro di tutto l'economia, e l'uomo ha chiesto l'economia e tutto il resto delle capacità e delle facoltà umane dove sono? Chi ne parla di tutto questo? Dicevo, è importante questa centralità delle capacità giovanili, e dovete sempre portarla avanti in gruppo, noi individualmente, come questa società economica per l'accaparramento individuale, l'io personale che può al centro di tutto, più che può accaparrare, deve accaparrare l'io. No, è il momento di riscoprire la socialità, come l'altro giorno dicevo al liceo scientifico Einaudi di Siracusa, dicevo, è importante riscoprire, voi potete farlo, dovete farlo e già lo fate, lo dimostrate in questa attività, è importante riscoprire la socialità, il fare insieme, l'essere insieme, perché la chiusura degli adulti nell'egoismo e nell'accaparramento personale è la morte, la sclerosi dell'io, non è la realizzazione, al contrario è la negazione dell'io messo al centro di tutto per l'accaparramento personale. Voi dimostrate con questo agire insieme, fare le cose insieme, la possibilità di una società che cambia. L'ultima cosa e finisco, mi è molto piaciuto rivedere, correggere i compiti che avete mandato per il concorso che si fa da alcuni anni sul tema delle tragedie. Mi è piaciuto perché ho visto la grande serietà con cui sono stati trattati i temi.
l'approfondimento, la bravura. Qualcuno lo ha fatto in maniera strepitosamente originale. Infatti aveva detto a Sebastiano, questo, alcuni temi meritavano di essere pubblicati, se avessimo fatto in tempo, di essere pubblicati sul numero unico di Palazzolo. Per dire quanto mi è piaciuto vedere, constatare questo impegno giovanile. Non è vero quando si parla di disimpegno dei giovani, di mammone, cose. Queste sono le scuse di chi non vuole fare per i giovani. Voi dimostrate l'impegno dei giovani di oggi. Bravi e auguri. La professoressa Rosa Peluso, che fa parte della commissione selezionatrice. La professoressa Rosa Peluso, che è qui con voi dal 92, quando è iniziato appunto il festival, e logicamente qui era presente, e lo è anche ora, il professore Monaco, il quale ha voluto questo festival che chiamava la festa dei giovani. È un momento, appunto, come diceva il professore, di aggregazione, una festa veramente gioiosa, ma che deve avere come finalità la cultura. Sempre quello è il nostro impegno, una cultura non quella dei libri, ma una cultura viva che voi vi porterete per tutta la vita, perché adesso forse è un gioco, è un momento piacevole stare insieme, venire qui, ma poi ve lo ricorderete veramente con grande come dire, commozione, e soprattutto perché ricorderete questi momenti e ricorderete quello che avete studiato, perché senza il mondo classico, senza le tematiche del mondo classico, che sono sempre vicini a noi, anche se sarete nel 3000 eccetera, però sono sempre presenti perché riguardano l'uomo. E allora io mi auguro di essere con voi ancora per tanti anni, perché mi fa piacere stare con voi, e vi auguro sempre le cose più belle che voi desiderate, logicamente la salute, la cultura, l'onestà e l'impegno professionale. Grazie. Bene, adesso apriamo con il futuro del teatro italiano, i giovani dell'Accademia del Dramma Antico, la sezione junior e la sezione primavera.